Da dove nasce proprio il singolo, credo che sia quasi scontato dire che è stata un po' questa voglia irrefrenabile di dover parlare di tutti questi femminicidi che tra il 2023 e il 2024, che tra l'altro è appena iniziato, ma ne abbiamo già avuti 18, quindi ottimo ragazzi, mi sembrava il caso di parlare di una cosa molto delicata e molto... comunque attuale, perché molte donne, molte ragazze purtroppo stanno vivendo questo incubo, l'hanno già vissuto sulla loro pelle e mi sembrava non corretto, soprattutto nei confronti delle donne, delle ragazze che non ci sono più, non renderle omaggio in qualche modo, non fare in modo che tutto questo a un certo punto si stoppasse. E il brano è stato creato in studio con Rage e Culto, che ovviamente il beat di Big Fish, che va bene, ormai il nostro santo patrono non serve neanche nominarlo. Però diciamo che è nato soprattutto dalla vicenda di Palermo, che mi ha toccato in particolar modo perché la ragazza in questione è mia fan e quindi dovevo fare qualcosa anche solo nel mio piccolo. Questo brano diciamo che è un grido per tutte le donne che non ce l'hanno fatta o comunque ancora ad oggi non ce la stanno facendo a denunciare una situazione del genere. Mi ricordo quando è morta Giulia, se non sbaglio, che la sorella ha detto: non facciamo un minuto di silenzio, ma un minuto di rumore. E quale migliore occasione o soprattutto quale miglior mezzo se non la musica? Perché a mettermi a urlare io mi metterei anche a farlo, ma non so quanti effettivamente mi ascolterebbero. Quindi, visto che ho questo mezzo, che comunque è la musica, che può arrivare veramente a tantissime persone, perché non farlo? In realtà sono molto contenta di questa collaborazione perché è nata un po' per caso, è stata una ricerca reciproca che poi ci ha portato a questo grande incontro, letteralmente in tutti i sensi. E tramite WeWord, che è un'associazione che oltre a prevenire le violenze sulle donne, non solo, offre veramente tantissimi servizi, a partire dall'aiuto alle donne con corsi di italiano, questo dopo scuola con i ragazzi per aiutarli proprio nel rendimento scolastico, ma anche a livello familiare, danno anche la possibilità ai genitori di interagire, che comunque si sa, al giorno d'oggi è diventato ancora più complicato comprendere i nuovi ragazzi, le nuove generazioni. Io mi sono rivista tantissimo in loro e grazie a WeWord ho avuto la possibilità di incontrare questo gruppo di ragazzine che tra l'altro erano stupende, un po' impaurite, intimidite. Però alla fine è uscita veramente una grandissima conversazione, tante cose, anzi me le hanno ricordate loro e mi sono anche rivista in loro. Ed è stato stupendo perché WeWord mi ha dato la possibilità di incontrare queste ragazze, fargli vedere il video di Filo Spinato in anteprima, parlare di amore tossico e parlare un po' di cosa pretendessero loro in una relazione. Però alla fine siamo sempre giunti che la cosa più importante è che noi di base siamo felici, che noi siamo appagati. E non dobbiamo sempre cercare rifugio negli altri per stare bene, perché poi magari ci ritroviamo in queste situazioni tossiche che ci portano a brutte situazioni e le ragazze che non ci sono più ne sono la prova, ne sono la testimonianza, ecco.